Buonasera, buonasera a tutti! Ciao! 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 Siamo tornati! Sì. Zia Flavia, mamma! Ciao! E zia Elisa! La figlia d'onore! Senti, zia Elisa! Dimmi! Vuoi salutare qualcuno, mo che ci siamo? No, saluto tutti quelli che mi conoscono, buonasera! Anche quelli che non la conoscono! Bene, allora, oggi zia Flavia ci farà i cugiureggi. Cugiureggi perché? Insieme alle due vallette. Sì. Le sue sorelle, una è mia madre, l'altra è mia zia, l'altra è lei ovviamente, è mia zia Flavia, lei è zia Elisa. E quindi niente, cominciamo? Sì, allora... Però una cosa, zia Elisa... Sì. Vede che visita così, perché zia Elisa stasera ci farà la social room, quindi scrivete i commenti... E che... io le leggerò. Ok, che le leggerà zia Elisa in diretta. Quindi iniziamo subito. Sì, e iniziamo. Diciamo... Io saluto tutti. E saluto Maria Antonietta Roccanova, che sarebbe la sarta di Tessano, di Pignano. No, vabbè, di Pignano, di Pignano. Che è bravissima. E fa parte anche ed è un'attrice dei Monica Lari. Bravi. È una grande signora e mi ha aiutato tantissimo. Lei mi capisce. Un bacione. Saluto le mie nuore, Marica e Rosaria, i miei figli Alfredo e Gianluca, mio marito Luigi e il mio nipotino Luigi. Nipoti, i parenti, i cugini, tutti, indistintamente. Ma non fermati, li saluti dopo. La sera è lunga. Infatti. È allora, senti, io mi metto di là. Sì. Tu leggi subito gli ingredienti e così iniziamo. Sì, ma lei deve salutare, lei pure. No, salutiamo dopo, da mamma. Magari le persone che si collegano le salutano. Ok, va benissimo. Tu, quindi tu prendi il cellulare e così leggi come. Ok, va bene. Allora. Io metto qua e iniziamo con la diretta. La nuova scenografia. Che c'è? Ah, vabbè, ok. Vabbè, no. Allora. Allora. Quindi gli ingredienti per fare i cugiureggi di zia Flavia quali sono? Perché è una ricetta un po' diversa quella tradizionale. Molto diversa, sì. Allora, sì. Questa procedimento è differente, quindi mi raccomando, attenzione perché ve li faremo vedere, non vi perdete i procedimenti. Il procedimento, questo è il risultato finale. Questi sono i cugiureggi. Questi sono quelli di zia Flavia, questi cugiureggi. E queste sono le vecchiarelle con Alici. Potete mettere anche vecchiarelle, oh? Vecchiaregge, che i vecchiaregge e i cugiureggi. Potete mettere alici, quelli all'olio, che sarebbero questi, già puliti, sfilettati, oppure potete mettere dell'anduja, a vostro gusto e piacimento. E l'unica accortezza che dovete farli un po' più piccoli, perché questi io faccio doppia lievitazione e crescono tantissimo. Quindi è da premettere, perché io faccio doppio levitazione. Adesso comunque vi faccio vedere in diretta tutti i procedimenti. Allora, questo, vabbè, l'ho trovato nelle patate, lo dedico a tutte voi, un cuoricino cuore. Un bel cuoricino di patata a tutti. Ciò che fai, lo faccio con il cuore. Okay. Allora, senti, ci scrivono già Marco Parise. Ciao sponsor. Marco! Ci vuole fare uno sponsor? Marco Parise, sì, Marco Parise è bravissimo, con la mia nipotina Rita, okay, parrucchiere estetica, a via Cesare Marini. Marco, vieni i soldi, non mi fai le unghie gratis, ho i capelli. Ok, allora. Iniziamo subito con gli ingredienti. Allora, ingredienti, 1 chilo di farina 00, 5 patate medie, 1 cucchiaino di zucchero, 1 cucchiaio di raso di sale fino e 1 cubetto lievito di birra. Di lievito di birra. Okay. Ok. Procediamo. Allora, iniziamo. La quantità di acqua. Vabbè, l'acqua ve la dico dopo. L'acqua ve la dico dopo. Allora, iniziamo. Saluti, iniziamo a pelare le patate. Ma tu aiuta così vi sbrigo. Ciao a tutti quanti da Toronto. Pelate le patate. Ah, le pelo io. No, insieme. Insieme, prendi un altro coltello. Prendi una ferra. Ciao Aurelia. Ciao Marcella Logos. Ciao Marcella. Saluto mia figlia Rita che ci sta guardando. Voi state sbucciando le 5 patate. 5 patate medie. 5 patate medie vanno sbucciate. Al contrario della ricetta tradizionale che siamo soliti a conoscere, a sapere, le patate nella tua ricetta vanno sbucciate. Che poi vi spiego il mio segreto, ecco. Che vengono più saporite, si sente il gusto della patata, non solamente farina e lievito. Ok, mentre sbucciate le patate, zia Elisa ci legge qualche commento.
Ok. Saluti da Sesto San Giovanni. Buonasera. Buonasera. Saluti dalla Germania. Chi è? Anna Rosa Guercio Lepore. Ok. Fiorella Spadafora. Ciao, ciao Fiore. Ciao amore. Ciao Fiore. Allora, dopo aver sbucciato le patate. Avete già sbucciato 5 patate. Certo. Brave. Allora, andiamo a farle a cubette. Così. Ok, quindi tagliate le patate, sì, e a cubette. Quindi mi raccomando, di solito nella ricetta che utilizziamo, che facciamo vedere, le patate vanno bollite intere. Lo sai? Vanno bollite con tutta la buccia. Sì, però questo è un procedimento diverso. Un saluto a mia cognata. Ah, Rita Floria. Saluto a mia cognata Rita Floria. Ciao Rita. Ciao Rita. Un bacio a tutti voi. E lì un grida che ti senta Rita. Ne sta insultando. È brava Elisa, è brava. Quindi tagliate a cubetti le patate e, sì, le metti a bollire, sì, e poi conservi pure l'acqua. Certo. Ok, abbiamo quasi una macchinetta. Quanto ci hai messo a tagliare? 2 minuti ci hai messo. Vabbè, ho la mia aiutante. Allora, patate tagliate. Mo, andiamo a lavarle. Io giustamente mi sono portato un po' avanti, eh. Lì c'è uno spoiler là dietro. Là dietro c'è uno spoiler. Sì, perché è già tutto pronto. Così ve li facciamo vedere fritti in diretta, proprio in allora, questo momento. Una sciacquata alle patate e mettiamo tutto in una pentola. Una pentolina. Qua io ho messo 600 ml di acqua. Vado a riempire. Ci mandano tanti complimenti, grazie mille, però se vi piace la nostra diretta mandate le stelline, ma non le stelline dell'Emotion. Allora, ci sono delle stelline, voi dovete, però se avete la carta di credito, perché 99 stelline sarebbero 86 centesimi. Quindi sono pochissime, perché poi da ci regala il grembiulino, il cappellino, le come si chiamano queste? Le corna. Le corna. Le corna. Quindi hai preso le patate, le tagliate. Ernesto ci ha mandato 50 stelline. Grazie Ernesto, gentilissimo, che sono 42 centesimi. E vabbè, dai, mi compri un altro cappellino. Allora, patate. No, tranquillo. Saluto mia figlia Rita Floria. Un bacio. Allora, abbiamo messo a bollire così, guardate. Tutto uguale. Tutto uguale. Poi, sì. Poi per verificare, lo sanno tutte le massai, le casalinghe, che quando poi la patata si invilza bene, proprio si deve, non dico sciogliere, però devono essere questo risultato, vedete? Ecco. Vedi che cercano la ricetta, Flavia? Ok, adesso queste sono le patate cotte. Sì. Ok, ma allora, zia, facciamo una cosa. Adesso prendi le patate, le 5 allora, patate bollite. Sì. Siamo allora ancora all'inizio, quindi spieghiamo allora gli ingredienti. Io mi sono portato un po' avanti perché l'ho spiegata per i tempi, perché non possiamo, sì, aspettare tanto che si cuociono quelle. Allora, questa è l'acqua della acqua bollitura. Rimasta della bollitura. Ecco, non la buttate, che sono sempre 600 ml. Se poi eventualmente è poca, che vi rimane farina, aggiungete un altro po' di acqua. Allora, mettiamo l'acqua. Vedete, ancora c'è il bello... C'è un po' di patate. Certo, questo è il trucco. Poi, una volta messa... Che questa è tiepida, deve essere tiepida, non bollente. Se è bollente, non, il risultato è non si gonfiano. Quindi, okay, quindi mi raccomando, l'acqua la dovete fare intiepidire. Sì, non, proprio tiepida. Sciogliami il lievito. Ecco qua. Saluti da Tessano. Ciao! Non so chi, sì, aspetta. Yeah. Luca. Luca non so chi. Salutano da Santa Catalesa. Ci sono stato ieri a Santa Catalesa. Allora, facciamo una cosa. Mentre tu sciogli il lievito... E nel frattempo saluto la mia amica della Lidl, Monica. Ciao! Ciao Monica! Veronica Fortunata, voglio un saluto dalla Gisa. Ciao Veronica! Tesoro! Okay. Allora facciamo una cosa, zia... Lievito sciolto! Ah, lievito sciolto, già, subito. Schiacci le sciolto patate, per favore. Adesso schiacci le patate. Ho lavato le mani. Filomena Carapelli saluta dalla Canada. Dalla Canada. Dalla Canada. Gianluca sta guardando il ingrediente. Sì. Ciao Lolo! Gianluca. Allora, guardate. Saluto Rita Reda.
Ciao Rita! Ciao, un bacio! Mia cognata! Quindi state tagliate facendo le patate, facendo le patate nell'acqua. Sì, guardate. Quindi diventa una pastella. Sì. Ok. Quindi le patate adesso diventeranno una pastella insieme all'acqua. Grazie Anna Rosa. E adesso quando aggiungiamo la farina, zia Elisa ci dirà la ricetta. La vedi là? Ok. Ok. Prendi il foglio. Sì. Ciao Giuliana Donofrio, non so se la conoscete. No, però ti salutiamo lo stesso. Ciao Giuliana. Ciao. Guardate. Ciao Giuliana. Okay, guardate. Quindi queste sono le patate. Il lievito e l'acqua. Le patate, il lievito e l'acqua messe insieme. Ok. Ah, ma senti, zia Fla, ma quella... ci hanno mandato 500 stelline. No! Perché ci sono io? Chi? 500? Non lo so, vedi tu chi l'ha mandata. Vedi. Vai indietro nei commenti. 580 stelline siamo arrivati. Allora, un cucchiaino raso di zucchero. Bene, vedete? Un cucchiaino raso di zucchero. Sì, che serve ad attivare di più il lievito, eh. Ok. E giri. Sì. Tra poco andiamo a vedere chi ha mandato le stelline. Poi mettiamo... E vi raccomando, Francesco Maria Russo, lo conoscete? Mi prendi qualcosa per girare, per favore? Ciao, grazie mille per le 530 stelline. Chi? Francesco Maria Russo. Non lo so. No, ma dico senza? Non lo so. Non lo so. Dici di dove sei. Nicoletta vi dice siete bellissime. Nicoletta Spadavora? Non lo so. Sì, Nicoletta, sì, Nicoletta. Ciao Adriana. Sì, allora. Allora, quindi adesso, quanta farina è questa? Un chilo. Un chilo? Sì, perché la farina 00. Un chilo gliela... Sì, Patrizia, il video sarà disponibile dopo la diretta sulla pagina Facebook e nell'evento. Sì. Allora. Butta. Quindi, Zili, dici gli ingredienti. Allora, un chilogrammo di farina 00, 5 patate medie, un cucchiaino di zucchero, un cucchiaio raso di sale fino e un cubetto di lievito di birra. 600 ml di acqua. E 600 ml di acqua. Vai. Scusa, ti scriva? Sì, sei dimenticata di scrivere. Come al solito. Vabbè. La mia live. Quindi il procedimento è, prima tagli le patate. Sì, a cubetti. Vengono lavate. Aggiungere 600-700 ml di acqua, poi vi regolate voi. Indiepidire proprio l'acqua e le patate devono essere tiepide, se no ammazza il lievito. Dopodiché viene sciolto il lievito nelle patate e nell'acqua. Messo un cucchiaino di zucchero e mano a mano mettere la farina. Il sale, vi raccomando, da mettere per ultimo, se no non li fa lievitare. Vai. Mio nipote Loris Parise che ci sta guardando. Ciao, Lolo. Ciao Lolo, amore di zia. Ma Desiree non c'è. Desiree no, non c'è. Dopo, Pasqualina dopo. Non c'è. Nemmeno, né Pasqualina né Desiree, nemmeno Antonio. Marco ci ha salutato. Ciao Marco. Ciao. Vai Ada, veloce. Ma Marco, gli dobbiamo dire a Marco di farvi... Vi agghindarvi una poco la prossima volta se vuole farvi lo sponsor o no. Sara, facciamo lo sponsor. Saluto Sara Spizzirri. Ciao, ciao Sara, mia cognata. Mia nipote Maria Catania. Ciao Maria. Maria quale? Ma tutti i parenti ci sono. Maria di Alessio Cettina. Alessio Cettina. Ada, fai una cosa, vedi l'acqua. Quante persone ci stanno collegate? Miscellala. E dammi un ciao, Rita Resa, un abbraccio che ci sta guardando adesso. Dicono che ogni tanto si blocca, tu la vedi bene, Zili? Ciao, Antonella Casciaro, ci sta guardando da Parma, un abbraccio forte forte. Ciao Antonella, che ci vai tu a Parma? Se n'è andata a Parma, Antonella ci ha lasciato, sì. Tu la stai vedendo bene o si blocca? La Zili? Metà, Zili, si blocca la diretta, si vede bene? Sì, Aldo ci sta. Allora, raga, io ho aggiunto un altro po' di acqua, Ragazzi, quindi un chilo di farina la sta aggiungendo a quel composto. Acqua tiepida. Sì, acqua tiepida perché mi sono accorta che era un po' dura l'impasto. Ok. Stavi dicendo tu? Vai.
Niente, ci sta salutando le mie ziette Maria Catania, ti voglio bene Maria, da tutte e tre. Ciao Maria. Ciao. Ciao dalla Media Terme, Patrizia Diodato. Ciao Patrizia. Ciao Rosaria Minnelli. Ciao Rosa, amore, è mia nuora. E Maricuccia non c'è neanche, non c'è no, nessuno. No, Marica ancora niente. Alfredo neanche. Ci hanno chiesto che cosa stiamo preparando. Congiurigge vecchiarelle, vecchiaregge. Allora, cosa è in mano? Ah, ciao Tenesia, un abbraccio. Sì. Sì. Ok. Butta farina. Zilli, la vuoi ripetere la ricetta? Sì, c'è. Allora. 1 chilogrammo di farina 00, 5 patate medie, un cucchiaino di zucchero, un cucchiaio raso di sale fino, e forse non più piccoli di patate, vai. Birra e 600 grammi, hai detto, di acqua. 700 ml di acqua. 700 ml di acqua. Sì, ma poi man mano vi accorgete. Ripeto, voi. 1 chilogrammo di farina 00, 5 patate, un cucchiaino mi di zucchero, un cucchiaio raso di sale fino, un cubetto di levetto. Allora, birra, mi metti e 700 grammi di acqua. Quindi adesso a metà impasto. Allora, l'impasto è così, mettiamo un cucchiaio, no, cucchiaio. Raso. Raso. Ok. Vai. Se lana è uguale. Raso. Sì. Vai. Ok. Poi Marica ci sta guardando con Alfredo. Ciao Marica, ciao, ciao Alfredo. Ciao Alfredo, un bacio da zia Elisa. Ciao. Dalla suocera e dalla mamma. E dalla zia. Ma Paola di F, non c'è Paola. Ci salutano dalla Brianza, hanno detto che si vede bene, grazie. Grazie. Ci salutano anche da Brescia, santo belvedere. Sì. Come va, Zepla? Bene. Pure Paola. Paoletto c'è, Paola sì, di F. Sì, sì. Ciao Paoletto, non c'ho ciao, stasera Paola. Il tuo grembiule. Con le vostre stelline, Daniele ci ha comprato i grembiuli, no, i caffè. Quelle stelline, che l'altra volta non ce l'hanno dato stelline. Ah, e quelli che ce l'hanno adesso ci compri lo champagne. Ci compriamo lo champagne e settimana prossima brindiamo. Vabbè. E che facciamo settimana prossima? Vedi che ci hanno chiesto gli hot dog, mo? Mo? No, dopo Natale. Dai, facciamo, mo facciamo così Natale. Un saluto a Silvia da Vibo Marina, un abbraccio e una cosentina doc. Ciao cara, seguici sempre e mandate stelline, che noi vi facciamo vedere le stelle. Anche da Roma. Ciao da Roma. Palmira Capparelli. Ciao. Ciao. Quindi bisogna lavorarlo bene se impasto, Zefla. Sì, vabbè. Quindi ci hai messo il chilo. Ma tu controlla la cottura delle patate. Sì. Allora, ecco qua. L'impasto è pronto. Vedete? Deve essere così. Senza impastatrice, tutto a mano. No, ma quale... Oh, raga, per favore, mi facete senza impastatrice. Poi. Allora, mettete un po' di farina sotto per non attaccare. Ecco, qui ci sta scrivendo Carmen, non ho letto bene da dove scrive, però ci ha detto che a fine settimana farà la nostra ricetta, quindi fatela e poi fatecela vedere. Fateci vedere, pubblicate le fotografie nei commenti. Allora, mi prendi per favore i panetti? Ciao Alfred. Ciao amore. Allora ragazzi, alla Barbara Dussa. Ragazzi. Allora, vedete? Io ho ricoperto sotto e sopra di farina. Quindi va ricoperto. Sì, vedete che questa, mettete poi un po' di... Anzi, il contenitore... Io le caccio le patate, ma... Sì. Sì. Il contenitore di questo così di acciaio non va bene. Se avete i contenitori, questi qua, vanno meglio ancora. Se no potete prendere un contenitore di plastica, mettete, ricoprite di pellicola. Di pellicola, sì, proprio non devono prendere aria. E li mettete. Quindi il panetto va ricoperto, sigillato con la pellicola. La pellicola è messa in forno solo con la lucina accesa. Ok, in forno solo con la lucina accesa per quanto tempo? Allora, 3 ore vanno bene. Ore. E quando lo togliete, vedete che riempie la coppa. Ah, si riempie. Quindi si triplica praticamente. Sì. Dopodiché, un attimo, tu leggi i commenti. Scusa, che io mi lavorerò. Quindi tu ti lavi le mani e aspetta. Ciao Francesca, per un abbraccio.
Quindi Mozia Flavia si lava le mani e Zelisa sì. legge qualcos'altro. C'è Marica, a Franco Abbate, apri la finestra. Ciao Franco, vabbè, molto simpatico Franco Abbate, ha detto di aprire la finestra, che c'è un po' di puzza. No, esce, che esce, perché si fa trovare sotto. Le patate, carne grossa e già da Carmela da Como. Ciao Silvana Rovinda, che stai guardando, la mia vicina di casa. Allora, loro stanno lavando le mani perché così riescono a lavorare meglio l'impasto. E quindi adesso che fai? I panetti, zia Fla? Allora, questa abbiamo detto che va ricoperta di... e la togliamo, perché va messa in forno solo la luce, non accendete il calore, solo la luce. Allora. Quindi l'olio l'hai acceso, l'accendi? Non ancora, non lo so. Accendiamo ancora, è presto. Non lo so, che devi fare? Incominciamo, faccio vedere adesso come sono venuti i panetti. Ok, quindi comincia a accendere, secondo me, attenzione alle patate che ci stanno. No, ma sono non cotte le patate? No, le sospende. Eh sì, se no potremmo burdare. Ecco qua. Quindi adesso ci fai vedere i panetti? Sì. Allora. Allora, veramente i panetti devono lievitare un paio di ore dopo. Quindi, sì. Quindi 3 ore. Sì, Miriam, praticamente se tu dopo alla fine della diretta ti potrai rivedere quello che abbiamo fatto. In pratica le patate le hanno prima tagliate, sbucciate, tagliate a pezzettini e poi fatte bollire in un... Quanta acqua? 700 ml di acqua. 700 ml di acqua. Se comunque vi rendete conto, se ancora avanza farina e... mettete un po' tra poco di acqua tiepida, tenetela da parte, non bollente, mi raccomando, se no non lievitano. Okay. Quindi ha sbucciato le patate, le ha tagliate a quadratini, le ha fatte bollire in 700 ml di acqua e poi ha fatto una pastella con l'acqua e le patate, senza buttare l'acqua, quindi di cottura. Poi ha aggiunto la farina, il sale, un po' di zucchero e il risultato dopo... Queste adesso sono passate tantissime ore. Troppe, troppe, perché almeno un paio d'ore, un paio d'ore andavano bene. Quindi panetti. 3 ore massimo, no? Quindi sì. 3 ore di lievitazione nel forno chiuso con la sì. luce accesa, più dopo queste 3 ore fate i panetti. Un altro paio d'ore. E quindi altre 3 ore poi a fare lievitare i panetti, sì, insomma. Sì. Adesso questi panetti mi pare ci siano dalle 2, dalle 3. No, alle 4 abbiamo iniziato. Sì. Quindi è passato, fa pure caldo, quindi sono un po' passati di lievitazione. Però non va diciamo niente. Diciamo che il risultato, poi, cioè, anche se il risultato estetico non è bellissimo, però vedete come sono lievitati bene. Vedete che belle bolle che hanno fatto. E poi il risultato come sono belli soffici. E poi alla fine il risultato è questo qua, vedete? Asciutti. Asciuttissimi. Fritti con l'olio di semi di girasole. E queste invece sono le vecchiaregge. Con cosa sono fatte? Con alici. Con alici. Le alici quando le metti? Due no, filetti. Quando? In che momento? Ah, nel momento prima, quando si fa la pallina per le alici, cioè si fa la pallina, si mette l'alice e si chiude. Poi quando si va a friggere, un po' si allunga. Ok, quindi la tiri un po'. Sì, la tiro un po'. Allora, mettiamo quella pallina... un trucchetto per evitare la puzza in casa... Se sono poco tempo, preparate una pallina, la mettete nell'olio, ecco qua, questa pallina man mano che si colora, anzi la temperatura dell'olio, la così pallina, capite pure la temperatura sì, dell'olio, quindi una pallina di impasto la dovete va tenuta sempre? Sì. Quindi questa perché qui praticamente assorbe l'odore? Sì, assorbe l'odore. Comunque raga, fateli perché... C'era Rita che diceva di mettere un pentolino di aceto per assorbire. Sì, aceto per non sentire l'odore del fritto. No, vabbè, non è che li facciamo ogni giorno. Magari apri un po' la finestra, no? Questo o quello? Quello là. Così magari trovo Orlandino. Fammi salutare... Aspetta. Come salutare? Maria Barbieri. Ciao Maria! Ciao Maria! Ci segue sempre Maria? Sì. Maria sì. Gianluca Spizzieri, ciao a tutte le zie, un bacio, poi anche noi. Tutte le zie, tua mamma non la saluti.
Manca solo Cettina. Ah, no, noi li dobbiamo salutare. Saluto mio fratello Cettina, il mio fratello Alessio Catania e Cettina del Popolo. Un abbraccio. Sono le nostre cognate. Oh, aspetta, ci hanno mandato altre 100 stelline. Che? Guglielmina Pellicori. No. Ci segue sempre, grazie. Grazie. Grazie, grazie, grazie. Raga, richiesta, dite ma quello che volete io, fare. Per questo ti mandano le stelline. Ha ragione. Questa sera abbiamo preso quasi 700 stelline. Io ho portato belle 700 stelline. Perché ci sono io. C'è lei. Volta, domani, la prossima ricetta, champagne facciamo. Va bene. Facciamo una cosa, chiediamo però la prossima ricetta quando è che la vogliono fare, di che giorno la vorrebbero fare. Ah, infatti. Perché magari la facciamo di sabato, domenica, così siamo un po' più tranquilli. Sì, infatti non ho queste ore di libertazione, sennò le cose mi vengono proprio... Un bacio da Milano, Giovanna Giambarella. Ciao Giovanna. Ciao. Che brava, te l'ho insegnata a fare zia Cicchina. Francesca Aceto. Sì, pure anche se zia Cicchina. Okay, quindi adesso stiamo aspettando che l'olio si arrivi a temperatura. Sì. È quasi fatto. Tra poco siamo pronti. Vorrei salutare Francesca Aceto e la sorella Emilia. No, o Emilia e Lemo, non me li ricordo i nomi. E la mamma e il papà, tutti quanti. La mamma Rossella. Lo scatolo, okay. Mettilo sulla cosa. Allora, raga. Io mi vieni. Allora. Le mani nell'olio. Le mani nell'olio, raga. Ecco. E andiamo a prendere un panetto. Se lo possiamo chiamare panetto. Scusa, mettiti questo. Quindi prendi. Provi a prendere il panetto. Vedi che Andrea lì ha mandato 50 stelline. Ah, Andrea, Andrea è lì, ha mandato 50 stelline. Grazie, grazie Andrea. Grazie Andrea. Vedi spalla che cacca. Quindi metti il primo e con il con la cucchiara di legno fai il buco. Cerchio, il cerchio. Patrizia Lopez, si può usare lo stesso impasto per i panzerotti? Patrizia Lopez, no, forse Maria. No. Si può usare senza mettere le patate. Si può usare senza mettere le patate, Patrizia Lopez. Perché guardate come... Guardate. Guardate che belli come stanno gonfiando subito. Quante bolle che fanno. Dobbiamo preparare un piatto e mettere un po' di... Ad Acri queste li fanno senza patate, lo sai? Sì, sì, vengono pure buone. Però con Cusandino ci sarà patata. Sì. Allora. Mettiamo un po' di carta assorbente, così quando li togliamo li facciamo un po' scolare. C'è qualche altro messaggio? No, ancora no, non ci sono messaggi. Babbo, saluto Paola, la mamma di Marica. Alessandro del Popolo ci saluta. Ciao Alessa. Ciao. Qua stanno cuocendo, quanti minuti ci vogliono per cuocersi? 2-3 minuti. Sì, 2-3 minuti al lato. Questo va a girare? Sì. Guardate quella pallina piccola come è lievitata. Questa la lasciate fin quando finite di cuocere tutto. In modo che si... riempie tutto di quell'odore. Zeli, la vuoi ripetere la ricetta? Sì. Così prendete carta e penna che Zelisa vi ripete la ricetta. Io vi mando un cuore di patata. Un chilo di farina 00, 5 patate medie, un cucchiaino di zucchero, un cucchiaio raso di sale fino, un cubetto di lievito di birra e 700 grammi di acqua. Ok? Il procedimento te lo ricordi? No, perché, no, perché questo li faccio Flavia, non lo ricordo io. Che dopo raga vi specifico dopo tu. Ve lo dice Flavia. Dopo ve la ripetiamo di nuovo, però qua hanno quasi finito di cuocere i primi, no? L'avete girati, quando si colorano un po'. Guardate che meraviglia. Marica dice che tu non parli ad Algisa. Mangia, no, guardate, già sparita una vecchia reggia, ecco. Poi mangia, guardate. Sta mangiando, cioè, c'era Marica. Qui... Ha detto che l'hanno affascinata. Ma senti Zefla, ma quell'evento lo fai?
quella cosa che mi dicevi l'altra volta. Ah sì, mi hanno chiamato per andare a fare un cuciuri giudei. Aspetta che c'è una cosa. Ah. Sì, sì, mi hanno chiamato per andare a fare un cuciuri giudei. Dove lo fai e quando? I primi di dicembre all'asilo il grillo parlante, dove va il mio nipotino Luigi. Dove si trova? È l'Orisan. Cos'è che la strada non mi ricordo, comunque... Dove è il ponte di Calatrava, sì. Vediamo giro. E quindi mi devono chiamare, appena possibile, perché mi vedono, mi sento. Se avete bisogno chiamatemi, specialmente per i bambini. Ok, perché poi togli. Che zia Flavia viene e ve li fa. Quindi i primi sono pronti. Sì. Allora, la forma è un po' imperfetta perché si stanno lievitando un po' troppo. No, ma io la forma la voglio imperfetta. No, deve essere imperfetta. Perché c'era, ti ricordi Simona che mo abita vicino a casa tua? Certo, Simona Spallato. Simona Spallato li faceva, lei era un po' maniaca di perfezionismo, quindi li faceva proprio perfetti rotondi. Io non voglio i ciambelle. Io ne vengo i cuggiuri, già ne vengo tutti spigolosi e croccanti. Ecco, questi sono quelli appena sfornati. Se vuoi i miei ciambelle, facciamo i ciambelle. Qual è quel paese che li fanno grandi, enormi? Ad Acri. Ad Acri, mamma. Lo apriamo uno? Chi ha detto Mary Ernesta Barbieri, chi è? Sì. Una popolina ad hoc che... A Latina, un centro di parrucchiere. Ha detto se ti quindi apriamo... Là, a Latina no. Apriamo? Troppo lontano. Sentite? Aspetta, vai. Oh. Ah, ecco, come l'hai mangiato? Belli croccanti fuori e morbidi dentro e mia madre mangia. Ecco qua. E questi sono i cuciuri di Zia Flavia. E mo fai una vecchiareggia. Sì, mo quasi finito di fare questo e così facciamo dopo i vecchiareggi. Ah, quindi tu usi quantità di impasto differenti. Uguale. Ah, quindi stesso. Okay. Stesso impasto, tutto uguale. Stessa, cioè non quantità. È che... Sì, quelli impasto... Guarda, quelli sono gonfiati questi. Mi raccomando, quando li fate voi, mandateceli, metteteli nei commenti di questo video, oppure mandateli in privato, oppure nelle storie, ci taggate. Insomma, fateci sapere come vengono, vero Zia Fla? E soprattutto se volete Zia Flavia che ve le faccia da voi, chiamate Zia Flavia e si incammina. Ciao Mike e Michele. Ciao. Si trova in Austria, un nostro nipote. Che caldo. Si muore. Quindi quanto manca adesso per fare i prossimi, le vecchierelle? Queste due ne mancano. No, le vecchierelle fra le altre due di queste, perché la pendola è abbastanza alta. Quella sì. Vai. Puoi togliere. Tieni, tieni. Vai. Quindi cali, appena cali, tu cerchi, tu fai con un... Cosa sì, allarghi e fai il buco. Li fai scolare e poi li metti in un piatto con una carta assorbente. Sì. Allora, vi posso consigliare e vi posso garantire che... Sono leggerissimi, ne potete mangiare anche 10. Sì, non perché sono... fanno una doppia lievitazione. Ecco, e poi vengono cotti bene con l'olio di semi di girasole. Sì, e poi ci sono le bolle. Quindi è una bella, come abbiamo fatto sentire prima, è una bella frittura asciutta. Sì, si vede, guardate. Vuoi fare di nuovo? Aspetta. Ecco, sentite come fa croc. È bella asciutta. Buonissimi. Sono asciutti, sono cotti, così importante, e ne potete mangiare quanto volete. Ci chiedono uva passa, ne mettete. No. Carmelina, Carmelina la Malfa, dice uva passa, ne mettete. Ma, no. Forse si riferisce a un'altra ricetta. Sono ricetta dolce. Adesso complimenti alla signora che impasta, muletto Franca, grazie. Dalla Germania. Ma basta i complimenti che poi dalla queste Germania. Qui si montano la testa e poi le devo pagare. Ci compri grembiule. Grembiule. Ah, guarda com'è bello gonfio quello. Sono belle. Guardate il metodo Bongi, le bolle. Il metodo Bongi. Sì, perché sono le bolle. Ciao Monica. C'è Monica, l'amica mia della Lidl. Ciao Monica. Ciao.
Facci lo sponsor. Facci lo sponsor. Grazie dal Canada, ci salutano pure. Attenzione che accada la passione. Non me li leggo, lo sai. Non faccio in tempo. Allora, Silvana chiede i panetti di quanto li fate? Con un chilo, zia Fla, quanti panetti ti sono venuti? Mo li dobbiamo contare, ma non mi ricordo. 25, no? Eh sì, più o meno. 25 panetti. Tra Vecchiareggia e Cuggiuriegge, sì. Chiedevano, chi chiede, aspetta, quante ore di lievitazione? Aurelia Beltrano chiede. Allora, sono praticamente 6. Vado con la Vecchiarella, questa non va fatta il buco, basta allargare un poco, così. Ok, però mo mi avvicino e fai vedere, fai così, mettilo qua. Se lo vietate troppo, raga, mi non spiace. Non lo vietate troppo, non vi preoccupate, è soltanto un problema tecnico che abbiamo avuto perché abbiamo dovuto aspettare troppo, tanto tempo. Monica Morabbe, quindi tu hai messo l'acciuga all'interno? Ci hai messo l'acciuga all'interno, ma dopo lo facciamo vedere meglio. E lo cali nell'olio. Sì, puoi togliere quello. Fammi vedere piano piano, facciamo vedere piano piano il procedimento. Quindi ti bagni le mani con l'olio. Sì, così. Prendi un panetto o quello che ne è rimasto. Troppo lievitato. Abbiamo avuto... troppo caldo purtroppo. Hai capito? Fa troppo caldo. Perché però, diciamo anche se viene così non vi scoraggiate. No, anzi vengono meglio. Allora. Che mazzacane. Allora, quindi. Mazzacane non so, sono belle figlie. Ma ce l'ha messo la Alice? C'è sì. E non ne hai visto. Sì, no, l'ho visto io. Alla doppia lievitazione. Ah, praticamente quando si fanno i panetti, uno le lasciate vuote e l'altro le allargate, mettete i filetti di alice, richiudete, formate i panetti e li mettete da parte. Ah, così si insaporiscono, senza precepire l'impasto. È normale, se li metti dopo non vale più, si rovinano. Ah, io credevo che andasse messo dopo. No! Invece l'acciuga va già dentro, lievitata dentro. Alla seconda lievitazione. E qua stanno cuocendo, vedete come diventano belli grandi. Ci chiede se la prossima volta facciamo i turdilli. Zia Bla. Cioè, la prossima volta facciamo. Ma li volete fatti i turdilli a dolce? Oppure quelli antichi, solo con moscato e olio di oliva? Noi abbiamo fatti sempre quelli antichi. Quelli antichi? Noi abbiamo fatto sempre quelli antichi. Roberta Antonio Gemelli ci chiede, ci fate sentire il profumo di Natale. Grazie. Ah, grazie. Quindi visto che di solito facciamo sempre quelli antichi, tu potresti fare una versione moderna, quella con il lievito per dolci, no? Sì. Allora facciamo questi. Scalelle e tordille. Facciamo soltanto tordille. Ma i tordille non ci vuole niente però, 2 minuti. Così ci spariamo 2 dirette in una, che è sta cosa? Possiamo fare poi. Vabbè, mo ci pensiamo. 5 minuti ci vogliono. Scriveteci nei commenti quello che volete fare. Anche se Lia sta scrivendo che vuole la ricetta antica. Lia Deni. Lia Pescione. Vabbè, la saluto lo stesso. Pensavo che c'era qualcuno del gruppo dei Cicco. Quindi stasera non c'è nessuno. Tengo il piatto. Prima apriamo questo. Sì. È fatto, abbiamo finito. Vero, Zefu? Sì, abbiamo finito. Rita Florio ci chiede di panzerotti. La prossima volta li facciamo. Panzerotti vanno fatto. Florio, mia figlia, la prossima volta li facciamo i panzerotti. Ho fatto con i miei hot dog. I miei famosi hot dog, li facciamo. I suoi. I suoi. Vabbè, sono pure i suoi che li Lia Deni dice che ci so, ciao. Ah, ciao! Allora, senti, la ricetta antica ci chiedono. Ok, con il moscato, lo dai la facciamo ogni anno, però pure sì, questa non la fai tu. Sì. No, vabbè, ma tua mamma, poverina, gli no, ho rubato... No, me ne sto a casa la prossima volta. Gli ho rubato il posto, poverina. No, l'assistente serve. No, me ne vado. Allora, quindi, abbiamo finito. Vi facciamo vedere pure qua, aspetta. Vai come brucia. Aspetta, tieni. Che meraviglia! Che bello! Effettivamente così non c'è rischio che non c'è rischio in questo modo che esca fuori l'acciuga. Posso mettere la rosamarina anche dentro.
Va bene. La vuoi ripetere la ricetta? Sì, subito. Ciao Ilaria. Allora tu ripeti l'ingrediente, metti pure 700 ml di acqua. I chinoligio vogliono pure. Tanto mi segniamo tutto, mi preoccupo. Anche se tu lo sai come mi piacciono assai. Che cosa? Le fai un po' imperfette. Che cosa? Le tue chinurille. Me le devi fare belle. Ma io lo sai, zio, mi piacciono quelle cose proprio perfette. Industriali, brava. E allora vai alla pasticceria e te le vai, coi sono i macchinari e ti escono proprio i chinoligi. Brava, questa è la cosa bella delle cose manuali. Scusa, Franco Vaccaro, ci scrive che noi facciamo i colori e noi arancine, anche noi li sappiamo fare. L'arancine. Anche noi li sappiamo fare le arancine, la prossima volta li facciamo pure le arancine. Guardate arancine. Quanti. Allora, senti, zia Fla, facciamo una cosa. Ripetiamo la ricetta. Subito. La ricetta e il procedimento. Allora, eccomi, sono qua. Allora, ci stanno chiedendo un sacco di ricette, tipo pure i buchinotti e chinoville. Però, queste cose qua... Sai fare i buchinotti, Fla. Li sai fare tu. Scusa, mi fai salutare Nadia Cacciaro. Un abbraccio, Nadia. Un abbraccio forte, Nadia Cacciaro. Allora, tutte queste ricette che state dicendo le abbiamo fatte anche l'anno scorso, 2 anni fa, ogni anno le facciamo. Quindi, se avete fretta di vederle, trovate, c'è una playlist che si chiama Video Ricette Calabresi e là trovate pure i buchinotti. L'ho fatto io. Sì, mi ricordo, sei stato bravo. Lo so, c'è stupido. quindi andate lì a vedere e trovate tutte quante le ricette calabresi che abbiamo fatto. Pure i mustaccioli, ci chiedono e l'abbiamo fatti pure con mamma, vero? Ti ricordi, ma? Eccomi. Prima che zia Flavia ti spodestasse. Poverino. Allora, mettetevi un po' più di là. Ok. Allora, senti, ripeti la ricetta, zia Fla. Allora, prendete carta e penna, così zia Flavia ve la ripete piano piano. Noi dopo ve la metteremo pure nella descrizione, però adesso così ve la diciamo in diretta. Mangia. Mi sta chiedendo se può mangiare, che vuoi? Zia Fla, tu non, zilli, tu non li provi? No. Beccareggio. Posso. Dimmi com'è. Allora, raga, dovete sapere che quando comprate in pizzeria, rosticceria, tutto... A parte il fatto che loro giustamente ne fanno in quantità industriale e non possono fare tutte cose a mano come le facciamo noi, noi proprio artigianale, se vengono bene vengono bene. Vabbè, se poi oltretutto c'è proprio il gusto di farsi le cose da sole e di provarle, che c'hanno sempre un sapore diverso. E io per esempio, c'è che viene perfetta e c'è che viene imperfetta. Sì, una cosa una volta tanto si può fare. Poi ve ne andate a comprare pure alla rosticceria ogni tanto quando non avete tempo. Però diciamo che per Natale ve li potete fare. Certo. Però a fare due, ovviamente con la ricetta di zia Flavia, che non è la ricetta tradizionale che siamo soliti a conoscere, no? A me piace cambiare. È bello, bravo. Ogni tanto piace scoprire. È bello provare pure cose diverse e condividere quelle cose che si sanno. Certo, sì, infatti è così. Allora, ci ripeti la tua ricetta? Sì, 1 chilo di farina 00, 5 patate medie, 1 cucchiaino di zucchero, 1 cucchiaio raso di sale fino, 1 cubetto di lievito di birra e 700 ml di acqua. Procedimento. Allora. Prendete le 5 patate medie e li pelate, li fate a cubetto, li lavate e li mettete in un pentolino con l'acqua, tutto uguale, li mettete sul fuoco e li mettete in ebollizione. Dal momento che con una forchetta li indilzate, vi accorgete che la forchetta scivola, che sono cotti, spegnete il fuoco, alzate le patate, li schiacciate nelle schiacciapatate e lasciate raffreddare temperatura ambiente l'acqua, non bollente, vi raccomando. Idem per le patate, tutte e due tiepide. Dopodiché mettere l'acqua in una ciotola, l'acqua delle patate, non la buttate. Sciogliete il lievito, mettete 1 cucchiaino di zucchero e man mano buttate le patate. Sciogliete il tutto. Per far diventare una pastella, perché era una pastella. Sì, una pastella, e poi mettete la farina. Quando avete quasi messo tutta la farina, se vi accorgete che ancora farina ne rimane e vedete che sono un po' duri, mettetevi da parte un po' di acqua anche riscaldata precedentemente, anche se non è dalle patate,
mettete il sale, un cucchiaino raso di sale, vi raccomando per ultimo il sale, se no rovina la lievitazione. Dopodiché formate una palla, mettete a lievitare 3 ore nel forno a luce accesa, forno spento. Dopodiché andiamo a formare le palline. Le palline, più o meno un diametro così, per i cuggiureggi, e le mettiamo in un contenitore. Invece per fare le vecchie aregge, formiamo sempre le palline, allarghiamo un po', mettiamo 2 filetti di alice, andiamo a chiudere, formiamo la pallina e mettiamo a lievitare per altre 2-3 ore. Non fate come noi che si sono proprio dilatate, che hanno preso... Sì, perché se la temperatura è troppo alta fuori, se fa troppo caldo e se stanno troppo tempo... Infatti ci ha giocato il tempo. Un po' si rilassano... Però comunque il risultato, come vedete qua, è venuto bene, perfetto lo stesso. Sarà un po' più difficile da gestire l'impasto, da prendere dalla bacinella. Ma basta bagnare le mani nell'olio. Però basta bagnare le mani nell'olio, un po' di pazienza e si prende senza problemi, si può friggere senza problemi. Mi raccomando, le mani nell'olio e non nell'acqua. E non usate assolutamente mattarello, Senza mattarello, mattarello, formine o cose varie. Niente, tutto a mano. E poi man mano, può succedere che vengono belle, vengono brutte. Ma pure questo è il bello. Ma l'importante è il sapore. Guardate che hanno un sapore buonissimo. Provateli a fare e poi ovviamente fateci sapere come sono venuti, che cosa ne pensate, e magari scambiamoci pure le ricette e diteci come la fate voi. Certo, noi siamo qua a disposizione di tutti voi. Vi raccomando, mandate stelline, sosteneteci. Siamo arrivati a 730. Grazie. Quanti euro sono? Allora, 99 stelline sono 86 centesimi, 87 centesimi, aiutami a farmi che lei è brava in matematica. Allora, 700 stelline a 87 centesimi quanto sono? Sono 8 per 10, 80, sono sulle 14-15 euro. Più no, la metà, no, la metà. Più la metà. 7 saranno 5 euro. No, 7 euro, 40, 7 dollari, sono 7 dollari. Doni 5 euro. Sì, 5 euro. Doni 5 euro. Sì, 87 centesimi. Quasi un euro. Grazie. Poi Daniele ci compra lo spumante, champagne, Mi saluti Nora Veneziano. Nora Veneziano. Ciao Nora. Amica. Ciao Nora. E Assunta Giordano. Ciao Assunta. Cinzia e Raffaele Giordano. Ciao. Senti, visto che stiamo per chiudere, tu vuoi salutare qualcuno, Zefla? Io ho salutato tutti, prima sto salutando quelle che saluta Elisa. Ecco, mi fai salutare. Perché lei sta guardando, io non vedo. Mi fai salutare mio marito Franco Florio. Ciao Franco! Sta guardando. Non ho visto perché scorre troppo veloce. E poi mia figlia Pasquina Florio col marito e la piccola Desiree. Piccola, la signorina Desiree. E saluto tutti quanti, quelle che non ho salutato. Enrico Florio con mia nuora Anna Mary Palmieri. Palmieri e il piccolo Francesco. Bene. Tu ma vuoi salutare? Mi stanno lucciando perché chi saluto? Dai, saluto. Quindi non saluto. No, io saluto a tutti, raga. Poi mandatemi il messaggio che io man mano poi vi saluto, perché poi non me li ricordo tutti, sinceramente. Scusate se abbiamo passato qualcuno. Non abbiamo salutato tutti perché scorrono veloci e non le vediamo. Sì, imbatte. Sì. Ah, Giambolo Annalisa. Ciao Annalisa. Annalisa, la figlia. Ah, ciao Annalisa, ciao, un saluto anche a tua mamma. Annalisa, ciao. Annalisa Bozzarelli, ciao Annalisa. Sì. Senti, una cosa, ci hanno scritto che una persona, mia nonna, mi pare, sua nonna, li faceva con il miele. È possibile? No. Questo. Vabbè. Con lo zucchero. Ciao Alia. Poi devo fare qualcosa a ste ragazze che sono brave, che sono dell'associazione Noi Voi. Quindi domani mattina con lo zucchero. E poi faccio qualcosa che li porto. Con le lapi, sì. Che cosa? I cuggiurieggi. E come? Vabbè, poi ogni paese che vai, usanza che trovi. No. Ognuno ha la sua. No, ma è. I cuggiurieggi. Va bene, allora facciamoli vedere per l'ultima volta. Magari aprine uno, così vediamo a distanza come sono ancora belli croccanti. Dania, ma tu non ne hai mangiato? No, io ne posso mangiare. Ah, già, mangio io. Io c'ho. Ecco, fantastico. Sono asciutti. Apriamo una vecchia reggia, le apriamo tutti.
Guardate, sembra un banza, guardate. Guardate, mangiate. Asciutti, lievitate, eppure sembravano dilatate al massimo. Sembrava che di lievitazione fossero passate, invece non era così. No, e vabbè, dovevano essere più panelli. Sono più leggere. Ma tu lo sai che quando andiamo in estate in montagna, lì a Di Pignano, io faccio sempre i cucciolini nella montagna. Alle 4 di mattina io impasto. Arrivo alle 10 in montagna e faccio i panetti. E li facciamo a legna. Sì, sì, vengono proprio buoni, buoni. E riempiamo la montagna di cucciolini e vecchiarecci. Pure gli alberi. Va bene, allora grazie. Abbiamo finito. Abbiamo finito. Ringraziamo tutti per aver visto la diretta. Ciao, alla prossima. Ci vediamo alla prossima, poi decidiamo quando e cosa fare. Voi seguiteci perché poi creeremo l'evento, così non vi perdete la notifica. Scusa, ho mangiato poco stasera. No, se no si lamenta che ho mangiato troppo. Invece una sola. Ah, Concetta, ma Concetta Gidari non c'è. Come Gidari o Gidari? Gidari, Concettina non c'è. No. Va bene. No. Allora, se vi piace la nostra diretta, se vi è piaciuta la diretta, condividetela, inviate le stelline e alla fine vi comparirà una campanellina adesso che chiudiamo. Quindi premete la campanellina così non vi perdete nessuna diretta nostra. Va bene? Grazie. Ok, ciao. Ciao, ciao, buonasera. Ciao.